ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Allora, siamo in una puntata in diretta con un mio amico. Come potete vedere nella classifica dei miei amici c'è Bebo 92, che mi ha aiutato a, diciamo, a spezzare un paio di zombie per farvi vedere un bug. Stiamo facendo anche l'easter egg di Black Ops 2, proprio per risolvere, per sentire il discorso finale di Richtofen. Come potete vedere qui, ci rimanca l'ultimo, che è quello di Buried. Sì, di Buried. Quello è il di Buried, quello di Arise. Dobbiamo ancora accenderlo. E qui ci mancano altri due giocatori che l'abbiano fatto, ovviamente. Comunque sia, ragazzi, vedete gli spezzati. Adesso io vi faccio vedere il nuovo bug che ho trovato in questa mappa. Anzi, non l'ho trovato io, l'ho scoperto. Ho visto con degli altri miei amici che lo facevano, ho provato a farlo insieme a loro. Come potete vedere qui, sono pieno di pezzi di zombie, mani monche, ragazzi, cappellini volanti. Però vabbè, usiamo il paralizzatore, adesso vi faccio vedere subito il bug. Questo è l'albero vicino alle streghe. Allora, voi vi mettete in questa posizione, prendete questo e volate qui, un po' troppo. Aspettate che ho sbagliato, ragazzi. Eccovi qui, ragazzi, vedete, ragazzi, siamo bloccati in questo punto. Adesso io posso farvi vedere, cioè ve lo faccio rivedere un attimo come si risale. Allora, prendete, dovrete avere sempre il paralizzatore. Vi mettete in questa posizione, fate un saltino così piano piano. Vi mettete, ovviamente non troppo piano come faccio io, un po' troppo, e scendete piano piano. Vedete, bloccati in questo ramoscello di ferro, ragazzi, che sembra quasi un cespuglio di Forza Horizon. Comunque sia, ragazzi, qui vi bloccate. Adesso Bebo vi farà vedere, farà arrivare i moncherini, i zombie spezzati. Vi faccio vedere come non mi toccano gli zombie. Portali Bebo, portali pure. Ok, adesso vi faccio vedere, vedete, gli zombie rimangono qui sotto e non mi toccano neanche. E niente, ragazzi, possiamo ammazzarli tranquillamente. Andiamo avanti di round, Bebo. Allora, ammazzali. Perfetto, prendi. Adesso vi faccio vedere, ragazzi, come da questo bug, che è molto utile, possiate racimolare tutti gli zombie. Se dovete giocare ovviamente in modalità singola, racimolate tutti gli zombie qui sotto e potete anche prendere i bonus che vi danno, tipo le munizioni, le uccisioni istantanee, le bombe, cioè la bomba, la nuke, ovviamente quasi tutto potete prendere. E niente, ragazzi, è molto utile come bug. Adesso vedete, guardate qui, rimangono qui fermi. Io ve lo consiglio principalmente per fare dei punti. Ho preso uccisioni istantanee. È molto semplice come bug alla fine, ragazzi. Bisogna solo prenderci un pochettino la mano. Bisogna ricordarsi che in questo rametto si sale. Non si può salire in tutti, ma solo in questo. Io ovviamente ho finito quasi tutte le munizioni. Prima ne uscivano tantissime. Adesso invece una ogni morte di pappa. Comunque sia, questo è il bug. Spero che vi sia utile, cioè magari dovete giocare anche voi. Ovviamente a mio parere è utilissimo proprio per farsi un po' di punti. Come vedete io mi sono fatto 10.000 tranquillamente, proprio una cazzata, ragazzi. L'unica cosa che vi serve è magari solo uno potrà farlo, perché serve il paralizzatore. Il paralizzatore può averlo solo una persona in ogni parete di Buried. Quindi niente, ragazzi, questo è l'unico bug che adesso siamo riusciti a scoprire. Vedete, ho preso una bomba adesso e sono morti gli zombie. Niente, ragazzi, questo è il bug. Spero che vi sia stato utile. Questo video è molto corto, io volevo solo farvelo vedere in diretta. Questo è il bug molto semplice. Ovviamente Bebo deve sparare un sacco di colpi di Reagan. Comunque sia, ragazzi, da Cure 93 è tutto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il video. Fatemi sapere se volete fare qualche nuova serie, che io faccia qualche nuova serie, non lo so, ditemelo voi. Quindi da Cure 93 è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao, raga.